zona sempre di Roma, zona Tiburtina, siamo in partenza con il nostro secondo on the road di questo mese. Siamo i Copesi e di compagnia, tra qualche secondo, alla Kia Motors Italia. Siamo all'interno di un concessionario italiano di Roma, perché la Kia Italia sta a Milano e si può, diciamo, qui si deve ritirare le vetture giornalisti qui in questa concessionaria e sulla Tiburtina. Adesso prenderemo la nostra Kia Rio GPL 1200, vedremo qual è il colore e tra qualche secondo, sempre su qualche puntonette, ricordando che noi avremo sempre per 15 giorni vettura che non è nostra ma della Kia Motors Italia di Milano, questo lo fa il nostro test drive. Tra qualche secondo altre informazioni e lo troverete la vettura. Siamo un momento di stacco per, tra virgolette, un relax, per la sfilata di alta moda che, tra virgolette, come abbiamo già parlato, sia all'interno che fuori, di alta moda c'è stata poco poca, tra virgolette, come abbiamo ricordato Fabio Quaranta, che di moda neanche si è vista, diciamo, tra virgolette, perché potrebbe essere l'idea di andare a Pitti Uomo. Diamogli una battuta a portarlo a Pitti Uomo a Firenze. O in qualche altro emisfero settentrionale o d'altra parte del mondo. Ma adesso parliamo di fashion, naturalmente, ma anche di turismo, di enogastronomia, di territorio sul territorio. Siamo on the road, naturalmente, on the road made in Italy. Ma made in Italy sul territorio, perché oltre al territorio abbiamo anche come si fa, come ci si arriva a Roma, o i nostri punti di riferimento, i pit stop on the road, ci si arriva in macchina. Noi ci siamo arrivati in macchina a Roma. Naturalmente vogliamo presentare la macchina, come siamo io, sono in black. Naturalmente la macchina è che Black Soul, non è un modello, è il colore Black Soul. Fashion, tendenza, chic. Allora è una Kia Rio GPL chic.
lunghissimi ma o allungati alla coreana, diciamo. Allora, ricordiamo il GPL Eco Dynamic è, ossia, è una vettura 1200 benzina con il serbatoio GPL. Adesso vedremo a proposito. Abbiamo scoperto una cosa. Sorpresa, suspense, surprise, questa vettura ha la ruota di scorta. Anzi, ruotino di scorta. Finora non l'avevamo mai viste. Avevamo sempre avuto il kit di salvataggio. Vediamo adesso dove si trova naturalmente la ruota. Ah, ricordiamo, quello che vedete è un portabagagli, un bagagliaio adatto per una non utilitaria ma settore B. Eccola qua. Vediamo il portabagaglio dietro. Attenzione. Ecco qua. Vediamo un po'. Più o meno sono 230, poi diremo più specifico sotto il pancia quanti sono i litri di questa vettura. Naturalmente si possono togliere i sedili davanti e mettere tutto giù. Delle piccole, diciamo, sacche per mettere delle cose. Quello che dicevo di prima, la ruotino, il ruotino di scorta. Naturalmente tutto il sistema per fare ruotino. E naturalmente sotto ci sarà, al posto del ruotino, c'è il serbatoio del GPL. Mettiamo tono su tono il colore, diciamo il noir, il black, come vogliamo chiamarlo, all'americana, all'inglese o alla francese. Ecco, ritroviamo sempre il nostro marchio, che è sul nero, ma con cromature in acciaio. Sempre. Allora, avete all'interno lo spoiler posteriore, con naturalmente l'antenna della radio, naturalmente i fanali per i freni. Naturalmente, nella vecchia, diciamo, vecchia macchina che avevamo avuto, tra virgolette, macchina da massa, era una berlina e non aveva messa il tergicristallo posteriore. Questo ce l'ha. Allora, vediamo un po' di lato, ricordiamo le ruote. Abbiamo le due specchi retrovisori esterni che non hanno la freccia, ma l'abbiamo rimessa qui, Ha dei triangolini per far vedere meglio, vedremo poi sotto. Allora, all'interno della vettura, venite da me prego, l'interno della vettura è nera, noir, tono su tono, nera interna e nera esterna. Che cosa vediamo? Vediamo che non ha neanche il tettino apribile sopra. Vediamo che ha un grandinotto anteriore bello largo, diciamo, bello lungo. Allora, finiture del vano motore che si trova davanti con una tipo nervatura, eccola qua, vedete? Una nervatura che non si nota a primo impatto, ma è una nervatura qui per farlo un po' sfinare, ma già il nero sfina. Ma vorremmo avere una macchina che ci sfina oltre alla macchina? Noi siamo in nero e adatta la macchina. Siamo appena rientrati una delle tante sfilate di alta moda che più o meno abbiamo avuto Fabio 40, che non ci ha fatto molto soddisfatto neanche come personaggio. Si crede di essere qualcuno, ma per farsi vedere in questa maniera. Ma non ci interessa. Interessa la sostanza a noi, sostanza che non ce n'è. Adesso invece la nostra macchina la sostanza ce l'ha, non solo di fisica, diciamo, esterno, ma anche sul motore. Ricordiamo che è un 1200 e naturalmente parte economica, perché è un benzina che non consuma molto, che voi sotto di pancia di me, eccolo qui sotto, avrete tutti i dettagli della vettura. Ma abbiamo anche un serbatoio GPL che ci aiuta a non consumare troppo la benzina. Inquinare. E non inquina il luogo, la location e l'ambiente dove andiamo noi sarà sempre ecosostenibile. È un ambiente sano, di tendenza e di fashion. TheVogue.net, naturalmente ancora con la Ria, Kia Rio, GPL 1200 benzina, vi dà l'appuntamento con altre immagini, naturalmente di
Milano in moda e neanche sempre su Roma. Ricordiamo il sito www.studiopierre.sigratesi.net e la Patrizia Pierbattista vi lascia godendovi un po' di immagine del luogo dove siamo. Ah, ricordando, non vi ho detto dove siamo. Siamo a Roma, siamo al Giannicolo, punto collina dove ci fu tante battaglie di Giuseppe Garibaldi e altri. Purtroppo sotto avremo un po' di defunti di antichità, ma questo è un giardino per vedere una bella vista. Lo ricordiamo, su tutta Roma, un bel panorama, che è un panorama a 360 gradi, sia a nord, a sud, a centro, ma naturalmente il punto focale del nostro panorama è Fashion, Kia, Rio, GPL. Rio GPL 1200 di cilindrata. Stiamo sempre nel Lazio, lungo il mare e lungo le spiagge di Montalto Marina, già nostra visita con altra vettura, ma proviamo questa vettura in una strada che già proviamo con altre vetture. Adesso vediamo com'è la vettura. Allora, stiamo in operazione benzina. Abbiamo messo la benzina in questo senso, ma è un B-fuel, quindi è doppio, diciamo doppia alimentazione di benzina e GPL. GPL, ricordiamo che deve essere conservatorio non all'interno delle città, ma fuori delle città. Nel nostro all'interno della vettura c'è un libro dove vi spiega e dove si trovano le diciamo benzinai dove si possono trovare le GPL. Vediamo un po' questa vettura. Allora, è un tre porte, tono su tono, black su black, è un black soul, tre porte come ho già detto. Vediamo un po' la plancia davanti. Vediamo che il volante, eccolo qui, ha molte funzioni, diciamo, per essere una settore B, ma sembra un settore C di vettura. Allora, ha un volante molto, è piccolino. Ci sono persone, altri colleghi, che hanno detto che ci sono, è un dopo un po' di tempo incerto, l'estate è quasi arrivata, ma notizie del meteo dichiarano che prossima settimana ci sono altri problemi meteorologici. Però ritorniamo nel nostro cruscotto, vediamo che ha un grande tachimetro per il chilometro che va a 220 all'ora. Ricordiamo che questa velocità andrete solo a farla a un circuito, perché è illegale farla nelle città e anche fuori dalle città. Allora, la vettura è molto maneggevole, gira bene,
abbiamo detto che è un GPL, questo è il sistema per cambiare tra GPL e GPL e benzina. Adesso ci fermiamo e facciamo 5 minuti di facciamo allora, vedere la vettura, che mi sono fermata così vediamo più dettagliatamente la vettura all'interno. Allora, abbiamo visto il nostro tachimetro in questo senso della velocità, è bello fragile, anche di notte è bella visibile. Vediamo anche i contagiri che sono fino a 8000. Però più o meno questa vettura in GPL oltre 2000 è meglio, diciamo che risponde di più. In benzina non bisogna arrivare a 2000, diciamo che è più sprintosa con la benzina che con il GPL. Poi vediamo l'altra parte, abbiamo solo una piccola parte del computer, dove dice che ha bisogno di Z, i chilometri che abbiamo fatto, siamo in questa cosa alle 9:15 come orario della posizione delle guida. Vediamo com'è, va bene, non dobbiamo allungare troppo i dita e non dobbiamo staccarli. Abbiamo sempre il sistema per l'abbassamento o rispondere al telefono, la musica o chiudere naturalmente altri tasti, altre cose. Andiamo a vedere l'infotainment in questo modello non l'abbiamo, abbiamo solo una radio, diciamo del telefono, naturalmente il telefono, il Bluetooth e HMP3 e la parte della musica. Abbiamo poi selezione della radio, abbiamo gli airbag, 5 airbag perché è una posizione di 5 persone, però diciamo che poi vedremo com'è l'interno dietro, ma adesso vediamo davanti al bocchettone e l'aria. Non è a due direzioni, a due parti, ma è manuale, eccola qui, è manuale e direzionale, caldo o freddo. Questi sono tasti, diciamo è molto easy, molto semplice, molto utilitaria tra virgolette, ma è molto elegante per il black su black. Poi vediamo spazio naturalmente per il nostro telefonino o MP3 per sentire oppure per caricare i nostri telefonini, quello che sto facendo io. Poi abbiamo anche l'auricolare per sentire la musica semplice oppure per caricare altre cose. Questo è il tasto per immissione sia di GPL o per chiudere il GPL e metterlo in benzina. Abbiamo un 5 marce, il pomello delle marce a nostro giudizio non innesta molto le marce precise, diciamo naturalmente non è una macchina sportiva, non dà lo stile sportivo. Allora le marce sono lunghe per il modello. Vediamo altre cose, abbiamo visto all'interno sempre, allora ricordate altre vetture che abbiamo sempre tra virgolette il pelo sull'uovo? Allora anche questa ha il pelo sull'uovo tra virgolette, come abbiamo già avuto con altre critiche di altri ospiti nostri del nostro magazine, pure noi l'abbiamo diciamo criticata in varie vetture. Allora anche questa ha lo stesso problema, vedete il lunotto anteriore? Allora adesso che non c'è il sole non lo si rinota, però su quella parte laggiù si rispecchia e dà fastidio nella visibilità.
GPL 1200 di cilindrata. Stiamo in sempre nel Lazio, lungo il mare e lungo le spiagge di Montalto Marina, già nostra visita con altra avventura, ma proviamo questa avventura in una strada che già proviamo con altre vetture. Adesso vediamo com'è la vettura. Allora, stiamo in operazione benzina. Abbiamo messo la benzina in questo senso, ma è un B-fuel, quindi è doppio, diciamo doppia alimentazione di benzina e GPL. GPL ricordiamo che deve essere conservatorio non all'interno delle città, ma al di fuori delle città. Nel nostro all'interno della vettura c'è un libro dove vi spiega e dove si trovano le diciamo benzinai dove si possono trovare le GPL. Vediamo un po' questa vettura. Allora, è un tre porte, tono su tono, black su black, è un black soul, tre porte come ho già detto. Vediamo un po' la plancia davanti. Vediamo che il volante, eccolo qui, ha molte funzioni, diciamo, per essere un settore B, ma sembra un settore C di vettura. Allora, ha un volante molto, è piccolino. Ci sono persone, altri colleghi, che hanno detto che dopo un po' di tempo incerto, l'estate è quasi arrivata, ma notizie del meteo dichiarano che prossima settimana ci sono altri problemi meteorologici. Però ritorniamo nel nostro cruscotto, vediamo che ha un grande tachimetro per il chilometro che va a 220 all'ora. Ricordiamo che questa velocità andrete solo a farla a un circuito, perché è illegale farla nelle città e anche fuori dalle città. Allora, la vettura è molto maneggevole, gira bene. Abbiamo detto che è un GPL, questo è il sistema per cambiare tra GPL e GPL e benzina. Adesso ci fermiamo e facciamo 5 minuti. Facciamo vedere la vettura, che mi sono fermata così vediamo più dettagliatamente la vettura all'interno. Allora, abbiamo visto il nostro tachimetro in questo senso della velocità, è bello grande, anche di notte è bella visibile. Vediamo anche i contagiri che sono fino a 2000, però più o meno questa vettura in GPL oltre 2000 è meglio, diciamo che risponde di più. In benzina non bisogna arrivare a 2000, diciamo che è più sprintosa con la benzina che col GPL. Poi vediamo l'altra parte, abbiamo solo una piccola parte del computer dove dice che ha bisogno di benzina. Siamo in questa cosa alle 9:15 come orario della posizione della guida. Vediamo com'è, va bene, non dobbiamo allungare troppo i dita e non dobbiamo staccarli. Abbiamo sempre il sistema per l'abbassamento o rispondere al telefono, la musica o chiudere naturalmente altri tasti, altre cose. Andiamo a vedere l'infotainment in questa, in questo, questo, in questa modello non l'abbiamo, abbiamo solo una radio, diciamo del telefono, naturalmente il telefono, il Bluetooth e HMP3 e la parte della musica. Abbiamo poi selezione della radio, abbiamo gli airbag, 5 airbag, perché è una posizione di 5 persone, però diciamo che poi vedremo com'è l'interno dietro, ma adesso vediamo davanti ai bocchettoni dell'aria.
non è a due direzioni, a due parti, ma è manuale, eccola qui, è manuale e direzionale, caldo, freddo, questi sono tasti, diciamo è molto easy, molto semplice, molto utilitaria tra virgolette, ma è molto elegante per il black su black. Poi vediamo spazio naturalmente per il nostro telefonino o MP3 per sentire oppure per caricare i nostri telefoni, quello che sto facendo io. Poi abbiamo anche l'auricolare per sentire la musica semplice oppure per caricare altre cose. Questo è il tasto per immissione sia di GPL o per chiudere il GPL e metterlo in benzina. Abbiamo un 5 marce, il pomello delle marce a nostro giudizio non innesta molto le marce precise, diciamo naturalmente non è una macchina sportiva, non dà lo stile sportivo. Allora le marce sono lunghe per il modello. Vediamo altre cose, abbiamo visto all'interno sempre, allora ricordate altre vetture che abbiamo sempre tra virgolette il pelo sull'uovo? Allora anche questa ha il pelo sull'uovo tra virgolette, come abbiamo già avuto con altre critiche di altri ospiti nostri del nostro magazine, pure noi l'abbiamo diciamo criticata in varie vetture. Allora questa, anche questa ha lo stesso problema, vedete il lunotto anteriore? Allora adesso che non c'è il sole non lo si rinota, però su quella parte laggiù si rispecchia e dà fastidio nella visibilità. Dopo un pit-stop e di altri pit-stop e altri pit-stop nel nostro viaggio on the road, Patrizia Perbattista e il nostro magazine, il vostro magazine media blog thewalking.net, ricordiamola thewoge.net, nostro sito www.studiopr.segrazie.net, dove ci troverete naturalmente anche il mio canale di Patrizia Perbattista di YouTube e naturalmente di New Reporter, di Vimeo e tutto quello che vorrete nel nostro mondo internauta, il vostro mondo internauto. Oggi stiamo percorrendo sempre on the road il nostro test driver prova auto, chi non si addentra nella parte inglese, prova auto della Kia Rio, eccola qua, Kia Rio GPL 1200 di cilindrata benzina, un B-fuel, ossia diciamo benzina e GPL. Adesso l'appoggiamo perché adesso abbiamo parcheggiato la macchina, non facciamo più l'on the road, c'è un relax, un pit stop di relax. Attenzione, ecco che la macchina corre e anche i nostri prodotti Elite. Adesso appoggiamo la macchina, la mettiamo qui perché adesso non andiamo più sulla strada ma andiamo naturalmente a prendere il nostro, l'altra nostra rubrica, non solo the road ma abbiamo la rubrica di Tacquinum Sanitatis, ci fermiamo nella nostra redazione e facciamo piatti, alcuni piatti italiani, eccoli qua, la famosa bandiera italiana bianca, rossa e verde, con prodotti diciamo italiani ma anche francesi, questo che è l'acqua d'elite, l'acqua del lusso. Chi non conosce l'acqua del lusso? Penso tutti lo conoscono. È l'acqua Perrier, la sorgente Perrier di Nîmes, il sud della Francia, dove c'è anche le terme e dove naturalmente non solo l'acqua viene acquisita dalle terme di Nîmes, scoperte dall'antica Roma e Giulio Cesare. Non sono francesi allora le acque, sono italiane, sono antiche romane, ma anche la bottiglia si trova nella terra stessa, viene coniugata terra con l'acqua. Naturalmente adesso andremo a vedere, naturalmente prenderemo un aperitivo con l'acqua tonica, diciamo tra virgolette, Perrier, ma come facciamo? Facciamo una ricetta primo.
sono ospiti in questa nostra rubrica Taquino Sanitatis. Ah, naturalmente, cosa ci beviamo naturalmente? Sta in fresco questa bottiglia. Vedremo altre, vedrete le foto della nostra ricetta. È un piedi rosso di Campi Frechei Doc, della nota nostra amica, vostra amica Grotta del Sole, della zona di Grotta del Sole di Quarto, che è in Campania, vicino Napoli. E abbiamo già assaggiato qualche bottiglia, qualche spumante che va molto, ultimamente va molto anche la mimosa nei nostri video. E cliccate intorno, naturalmente. Allora, vediamo questo, lo mettiamo qui perché è freddo. Allora, useremo il bicchiere, un mezzo bicchiere per impreziosire il nostro sugo, la nostra salsa. E siamo anche stanche, tra virgolette, del nostro on the road con la Kia Rio GPL 1200 di benzina, tre porte black su black, elegance, non l'avremmo fashion, elegance fashion, ma anche siamo di ritorno della settimana, oppure dico no, dei giorni della settimana del giorni della moda, dell'alta moda di Roma, naturalmente, che a nostro giudizio è stata sottotono, sotto livello della strada, però abbiamo incontrato tanti amiche e tanti amici stilisti, sia nuovi che di un certo age, età o del passato, diciamo la tradizione dell'alta moda romana con la nuova moderno stile internazionale, sia italiani che internazionali, anche qualcuno dal Libano, nota, diamo una nota di cronaca o di, diciamo, aria di guerra, che in questo periodo in quella zona c'è un po' di cronaca di guerra e di morte. Adesso andremo a cucinare nostra ricetta di Taquino Sanitatis News e naturalmente prima di, tanto che si cuoce tutto i nostri prodotti, metteremo a tavolino e a tavola sorgeremo, diciamo, assaggeremo un'altra volta l'acqua Perrier, ma non è un'acqua, è una acqua di lusso Perrier. Pontonette è un altro pistop, vediamo com'è la vettura all'interno, molto più dettagliata. Allora, vediamo com'è, è sempre, ricordiamo, è un tre posti, cioè un tre porte con cinque posti, diciamo per non enorme, non è un enorme posti, tre posti dietro, però è comodo. E diciamo un po' di critica per quanto riguarda dietro, una pecca o una critica, come volete essere. Abbiamo fatto vari viaggi, abbiamo provato questa vettura per noi, ma anche per, soprattutto per voi, chi dovrà o vorrà acquistarla e vedere la concessionari, ha un difettuccio, a nostro giudizio, è per noi. Normalmente non dovrebbe accadere. Allora, durante il nostro percorso, sia in GPL sia in benzina, abbiamo riscontrato un piccolo problema. Diciamo, non personalmente noi, ma chi era dietro. Abbiamo provato se due persone dietro erano larghi, erano posizionati bene, erano comodi in questo senso. Durante il viaggio in GPL non è successo niente, ma in benzina, dopo un po' di viaggio, di on the road, e fatto un po' un pit stop, abbiamo scoperto, anzi i nostri ospiti hanno scoperto, che il telaio sotto, diciamo il pianale come volete chiamarlo, la parte dove si mettono i piedi per stare più semplici, più easy, si stava riscaldando, un surriscaldamento, anche con la moquette. Ecco qua, questa parte io dico, questa parte qua. I nostri ospiti hanno riscontrato questa situazione, hanno pensato che fosse una cosa anomala, in fin di conti non dovrebbe essere così, in questa maniera, una macchina dovrebbe essere staccato dalla parte del motore, ipotizziamo, o può essere un difetto di questa vettura, come si dice, non tutte le ciambelle escono col buco giusto, però tutto può essere.
Allora, questa ricordiamo, ecco, vediamo, il mio, diciamo, sedile è molto, come si dice, avvolgente. Diciamo che potrebbe dare l'idea, l'impressione che di essere sportiva, diciamo, perché così ci regge nelle curve che, non sperando, non farete mai in velocità massima in 200, perché solo in circuito e solo con professionisti, ricordiamo, sempre allacciate alle cinture di sicurezza sia davanti che di dietro. Diamo un'altra cosa, abbiamo, ecco, facciamo vedere per le cose un po' più, come si dice, possiamo usare lo specchietto attraverso di qua, vedrete anche qua c'è l'occhio, guardate, e questo è lo specchietto, vedete, abbiamo scoperto una cosa, anzi ho scoperto con voi, chiudiamo, allora chiudiamo la luce prima, questa, vediamo che ha tutti i tasti, cioè tutte le luci a touch, anche questa, no, questa non è touch, ma è selezionata. Naturalmente tu, cioè al di dietro non ha specchietto, non ha finestra, va bene, ha l'altoparlante qui, ha un piccolo posto di bracciolo, la cintura di sicurezza, non vi dimenticate, questo è un treno che va a Civitavecchia e abbiamo, come ho detto, non ha una finestra, non ha le sue finestre di lato, ha le appoggia maniglia sopra, eccola qua, le maniglie sopra, lì sopra, eccole qua. Allora, vediamo un po', la nostra chiave, altra cosa, questa è sempre la chia, questa l'apertura, questa è la chiusura e questo è il portabagaglio. Naturalmente la chiave non è a sensore come le altre, ma è la vecchia chiave, è la vecchia chiave questa, e si infila dentro, eccola qua. Poi altra cosa, svariamo da una parte all'altra, è un bracciolo, ma sotto il bracciolo c'è un cassetto, eccolo qua, lo apriamo, abbiamo un piccolo cassetto per telefonino, per chiavi di casa, telecomandi per i cancelli o altro quanto. Poi abbiamo due porta bicchieri o porta acqua durante un viaggio. Allora, diamo questa cosa, la piccola critica, il freno a mano, diciamo che l'avremmo potuto trovare un po' più diciamo allungato e un po' più evidenziatore, cioè evidenzia, con evidenza, perché lo trovo, non so perché, ha una posizione il bracciolo questo, sia il coso della sedile, che dà un po' di fastidio, cioè è un po' complicato ad ansionarlo. Poi altra situazione di questa, del pomello dei marce, allora lo troviamo molto ergonomico, è in pelle, semi, normale. Allora, in altre vetture che abbiamo provato, non di questo genere, ma di altro livello, di altri modelli, e abbiamo visto qualcuno ha detto che tremano il pomello. Non l'abbiamo trovato, cioè non abbiamo visto questo tremolio. E vabbè, questo ci potrebbe piacere. Allora, vi faremo vedere la parte del dietro, posteriore. Allora, in questa vettura abbiamo la quota di scorta, il ruotino di scorta. Abbiamo visto con altri modelli che le ruote di scorta sono un optional. Vorremmo aver avuto invece del ruotino un qualcosa di più. Preferivamo un kit per le ruote che una ruotino. E avremmo messo, cambiamo la ruotino e ci mettiamo, non so, un TomTom, un sensore di stop and go, oppure un sensore di frenata quando siamo in discesa o in salita, com'è,
oppure che ne so, un sensore di quando c'è le luci di notte si auto accendono, oppure si accendono i tergicristallo quando iniziano ad avere le piogge, oppure i tergicristallo altri, avremmo voluto altre cose. Questa è una nostra richiesta, mettete qualcos'altro. Poi abbiamo visto poi un'altra cosa, la radio, c'è solo una radio questa, abbiamo un piccolo porta, che ne so, un porta cosa, soldi forse, c'è un della gomma. Poi allora, i bocchettoni dell'aria non sono direzionali per i nostri upo passeggero e il guidatore, non lo sono, ma che vogliamo di più, ecco. Allora, per quanto riguarda la stoffa delle nostre sedie, è stoffa, non è pelle, è stoffa anche traforata, non del tutto, è un materiale diciamo ruvido, non è liscio, vedete, non è liscio, è ruvido, e diciamo che potrebbe essere per questo modello una cosa buona, perché non darebbe molto riflesso al vetro davanti, al nostro lunotto anteriore. Però abbiamo, ricordiamo sempre che una pecca piccolina ci disturba sempre questa, se c'è il sole ci disturba la visuale perché riflette. Poi il volante abbiamo già parlato, abbiamo, ok, allora te voi che puntolette tra poco, qualche secondo, nel nostro video e sul nostro magazine che uscirà il primo, come anteprima il primo agosto, e il nostro servizio il primo settembre, e vedremo altri modelli, altri modi di guidare questa vettura, che ricordiamo che è una Kia Rio GPL Eco, perché è B-Fuel, ossia GPL e benzina, è un 1200 benzina di 83 cavalli. Tra qualche secondo, da Patrizia Pierbattista, On The Road continua con altri pistoli. Della vettura, rumore? Voi sentite qualcosa? Il silenzio totale, e siamo in benzina, diciamo che si sente solo il rollio delle ruote. Ricordiamo che è 1,45 m di altezza e i cerchioni sono da 16 pollici. Siamo sull'Aurelia, verso siamo a Santa Marinella, sud. Il tempo non è bello, ma questa stagione, questa estate non è un'estate anomala, diciamo che è un'estate anomala. Le curve, come le fa? Diciamo, in questa andatura normale di dai 50 ai 60 km orari la tiene, ma siamo in, tra virgolette, città, in mezzo al traffico. Volete un altro pit stop dal nostro pit stop normale, naturale. Quest'anno passa per essere il 29° anno di questa saga della Cesina.
della carne della zona, della Maremmana, diciamo, ma siamo a Monte Romano, in provincia di Viterbo. Ecco la piazza e il comune, l'ufficio del comune, sempre con il nostro on the road, on the fashion, sempre nella tendenza di far capire il territorio sul territorio, il nostro Made in Italy, non solo Made in Italy nel vestire, ma anche sul turismo enogastronomico e sulle sagre dei paesi. Vediamo sempre la nostra on the road, il nostro test driver prova auto della Kia Rio GPL 1200 benzina, tono su tono Black Soul, tre porte naturalmente. Vediamo, scusatemi, ma il nostro percorso ci ha portato con anche un po' di pioggia, un po' di alberi, un po' di cose. Non la vedete al massimo dei colori, ma le faremo vedere con l'immagine quando era e quando è stata bellissima, sempre nera. Il nostro nero è elegante, vediamo sempre, è un tre porte, abbiamo un portellone posteriore, abbiamo anche uno spoiler che va in discesa qua di dietro, abbiamo il tergiversario dietro, abbiamo l'antenna della radio, abbiamo un 16 pollici delle ruote e sempre da Patrizia per Battista, altro pit stop sarà più avanti, in altro sempre sul nostro territorio italiano, nel centro Italia, nel Lazio questa volta. Patrizia per Battista @voghe.net, tra qualche secondo vi lascia visitare il nostro sito www.studiopr.sigladise.net. tra virgolette di un altro pit stop, stiamo nella ridente provincia di Viterbo, nella città di Viterbo. Alla vostra destra troverete la stazione di Porta Romana. Qui abbiamo il McDonald's di Porta Romana, che abbiamo parlato varie volte. Entreremo adesso nella Porta Romana per conoscere le mura di Porta Romana. Eccole qua. Entriamo piano piano, non parlo, e guardatevi la nostra Kia Rio GPL 1200 Eco B-Fuel, ossia benzina e GPL, che entra nel paese della Tuscia, del capoluogo della Tuscia, Viterbo, sulla via quasi centrale e in discesa. Diciamo, ultimamente si sta ingrandendo la città. Una delle tante fontane, fontana grande, entreremo nella fontana, cioè entreremo a piazza del plebiscito, lavori in corso, ecco qui. C'è rumore. Ci fermeremo su un pit stop qui nel porta, diciamo sulla via di Porta Romana, e più nel palazzo dei priori, palazzo del comune di Viterbo, per farvela vedere meglio anche da fuori. Moderna.
parcheggi, per i vostri viaggi enogastronomici e on the road naturalmente. Quasi 1500 km più o meno, abbiamo visto la vettura. La vettura, per nostro giudizio, non è male per la cittadina, è una città. Mi dà l'appuntamento tra qualche minuto, qualche cliccata, perché adesso diamo la vettura a Chirio, GPL 1200 benzina, che abbiamo fatto questa prova, abbiamo usato per i 15-20 giorni di questa vettura, naturalmente grazie alla Chirio Kia Motors Italia di Milano e l'ufficio stampa. Normalmente ringraziamo anche il dottor Cortantese e la signora Claudia, nostra amica, ufficio stampa. E adesso vediamo ancora l'ultimo dettaglio. Naturalmente si è comportata bene per la città, si è comportata anche bene per altri luoghi, anche al Porto Lunare. Abbiamo visto le nostre frenate, sono state dolci, sono state molto delicate, le curve si accompagnava bene la curva, non andava oltre i suoi, diciamo, lo standard di una Kia, di un settore B, però verso il C, perché è un po' più lunga della normale utilitaria, diciamo. È un tre porte tono su tono, black to black e black soul. Ricordiamo sempre il nostro sito www.studiopr.sigrazie.net. Adesso diamo appuntamento per la prossima test drive, prova auto, che avremo la SID, sempre la Kia, alla prossima avventura. Faremo sempre la nostra anteprima e dopo tutta la nostra prova. Ricordiamo, ringraziamo la nostra videomaker Linda Ice, la nostra redazione Pier Battista Minella, Matteucci Giuliani, naturalmente Patrizia Pier Battista, vi ringrazio di averci visto, ascoltato e perdonato dei nostri errori o altre cose, e ricordiamo il nostro sito e il nostro magazine online thewalk.net. Tuta, dove osano le altre, osano thewalk.net. Abbiamo appena lasciato la Kia di GPL Forte, a nostro test drive, un'altra prova d'auto, con il nostro fashion on the road, on the fashion. Adesso, sempre dalla Kia Motors qui a Roma, Italia, naturalmente all'interno di un concessionario che fa parte del parco auto dei giornalisti, siamo alla GR Auto, alla zona di Bottina, e adesso prendiamo come parco auto